Ciao a tutti ragazzi, io sono Negromante, benvenuti in questo nuovo episodio di Assassin's Creed Unity. Allora, l'ultima volta mi ricordo che avevamo ammazzato, credo, quel tizio con i capelli arancioni. E mi sembra che avevamo visto la visione di altre due persone che parlavano. No, lui, mi sembra lui che con una tizia che parlavano al Maestro Templare. Ma non so cosa dobbiamo fare, sinceramente. A parte combattere sempre i templari e passare attraverso le persone e vedere laggare tutto, però qui sono dettagli, dai. Vieni un attimo. Allora, cosa? Sì, vabbè, sta zitto, è meglio. Ok. La fame. Parigi ridotta da fame come previsto dal piano di Germain. Trova il responsabile e risolve il problema. Quindi Germain voleva che Parigi morisse di fame. Interessante. Ma perché? Non si sa. Dettagli, dettagli. In Marina, 31 ottobre 1792. Elise, ciao. Cosa ne sai dei mercanti di grano? Ciao anche a te. La risposta. Molti di loro sono poveri ormai, perché? Ho una pista su Germain. Una donna di nome Marie compra appunto per lui i carichi di grano e li dirotta in un porto. Cosa che avevamo visto? Marie Levesque. La conosci? I Levesque sono templari dalla terza crociata. Marie è stata l'unica a opporsi alla cacciata di Germain. Non mi sorprende che lavori per lui. Sai dove possiamo trovarla? No, io non lo so. Ma il poco grano che riesce ad arrivare a Parigi ora si trova all'Hotel de Ville. Ottimo. Andrò lì. Forse scoprirò dove si trova la signora Levesque. Andiamo a cercare il grano. Ma prima vediamo questo forziere. Oddio, ma vedo laggare e frizzare. Che bello. Cos'è sto lag? No, sto gioco è ottimizzato veramente male. Quasi peggio di GTA. No, in realtà è peggio di GTA, non è che. Ma almeno GTA non lagga troppo. C'ha i caricamenti lunghi, ecco cos'è. Perché moderato? Mica sono obbligatoriamente un moderato e tanto tu muori già. Vediamo se possiamo aprirlo, se è uno di quelli easy. Sì. Le mie doti di scassinatore su tutti i giochi, guardate. Soprabito da furfante su misura. Interessante. Interessante. No, non è vero. Però dettagli, dettagli. Allora, quindi dobbiamo andare all'Hotel de Ville, che è per di qua. Scusi, mamma mia, non si muove bene sto personaggio, eh. Allora, no, per di colpi. Ordine! Ordine! Fateci largo! Abbiamo fame! Vuoi batterti? Uno per volta. Capito? Che casino. Ok, siamo qui. È uno di questi che non sia l'hotel. Tornate qui! Avete mancato il molo, idioti! Dove andate? Vuoi vedere che scappano col grano? Mi tocca inseguirla. Lo sapevo. Non toccare l'acqua, ok, potrebbe riuscirmi. Dritta! Arno, però. Arno, non sai fare niente. Seguiamo il percorso senza andare in acqua. E ho anche preso una coccarda. Dove stanno andando? Remate! 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 È inutile, tanto io sono più veloce di voi, non è vero, però mi sto a passo quasi. Saltar, no! Perché devi aspettare? Ma cos'è sto lag? Ehi, ehi!
Fermati! Fermati! Dovrò posarmi le gambe! Quanto è lungo sto inseguimento? Tipo 37 anni. No! Ok, ok. Mi ricorda molto negli vecchi Assassin's Creed quando bisognava fare il parkour dentro i tempi per avere i simboli, capito? Quindi per sbloccare le armature superiori. Quelle rare, supreme, che ne so io. Ah, ce l'ho fatta. Io spero che ci sia ancora uno di quelli che andiamo in un altro tempo, perché l'ultimo della seconda guerra mondiale mi è piaciuto tanto, tanto. Slegate la bolina! Capitano! Eccola, lei. Qualche problema? No, signora. Conoscete gli ordini? Sì, signora. Bene. E inoltre vi informo che... Ah, li ha portati direttamente a lei. Sì, signora. Al lavoro! Ok. Ruba gli ordini. Ok, però io volevo fare un attimo una cosa. Perché mi sono stufato, non sono sicuro. Infatti, teniamo la 10, punto. Che le colonne sonore sono l'unica cosa fatta bene. Ah, non far scattare l'allarme. Ok, si può fare. Metal Gear Style. Come si muove? È tutto baccato. E già che ci sei muore. Ma gli spasmi? Vabbè. Razza di codardo, ti scuoio come un... Dove sto pezzente? Dai. No, qua ragazzi vi colpiscono. Ieri stavo facendo una partitina, qualche missione, mi ritrovo tre persone, le ho ammazzate e muoio. E ho avuto la vita. È buggatissimo. Per carità, la storia è bellissima. È ottimizzato proprio di schifo. Almeno possiamo riprovare a fare non scattare l'allarme. Arno? Ok, bravo Arno.
che sta succedendo? È sparito? D'accordo, meglio tornare. Strano. Cos'è stato? Un traditore, devi morire! Ah, lì! Shhh, tu non hai sentito niente. Ora devo fare una cosa molto paracurosa. Devo ammazzare quei tizi sulla torre. Se non si gira sono a posto. Non cadere. È caduto. Quanti ne mancano? Io direi di andare a eliminare quello. Aspetta un attimo. Basta così, qui non c'è. Arno, sei un idiota. Non mi semi di coglione. Oh, calmino. Lì. Ma sei imbecille, Arno. Vedete come ho ottimizzato di schifo? Cioè io stavo colpendo l'altro. Dove è quel vigliacco con la pistola? Vigliacco. Ridammi le mie medicine, che non sprecate 3000. Niente ragazzi, io stealth non... proprio no. Dormi bene. Sì, è giusto quello che ho detto io. Tu cittadino, ciao. Quanto devo allontanarmi? Ah, gigantesca zona. E... opla. Non devo arrampicarmi però. Ce l'abbiamo fatta, tranquilli. Ce la si fa sempre. Prima o poi. Ok. Il Palais du Luxembourg, eh? E che state combinando là?